Buongiorno a tutti dal mio inizio a parte, siamo qui a registrare questo video pre-partita, che domani ci sarà la partita di Coppa Italia Milan-Spal, dove il Milan è chiamato a questa prima partita di Coppa Italia della stagione. Che dire, il Milan viene da una bella vittoria a Cagliari per 2-0, a segno il primo gol di Zlatan Ibrahimovic appena tornato dalla questa sessione di mercato invernale. Ci lascia, ci saluta Pepe Reina, che va in prestito per 6 mesi e a fine stagione ci dovrebbe ritornare il sostituto, sarà Begovic. Altre notizie, vengo dall'infermeria, cioè Grigio Donnarumma ha risentito di un problema muscolare, dovrebbe saltare la partita contro la Spal e probabilmente non è ancora sicuro da confermare la partita di campionato contro l'Udinese che si giocherà domenica alle 12:30. Per quanto riguarda la partita di domani, Donnarumma dovrebbe sostituire penso il fratello di Donnarumma, quindi Antonio Donnarumma dovrebbe giocare, no, in neoacquisto Begovic, pure lui arrivato in prestito per 6 mesi e poi dovrebbe andarsene dal Milan. Confermata pure l'acquisto di Simon Kjær. Io, se non sbaglio, ho fatto un primo sforo contro questo acquisto su Instagram, che è avvenuto dopo che avevo fatto l'ultimo video qua su YouTube. Poi quindi avevo fatto il video per sforo, video sforo, il primo che avevo fatto in tutti i miei anni qua su YouTube e quei pochi anni su Instagram TV, che da quando è uscito Instagram TV che io che sono, e ho fatto manco un video a sfogo. Per quanto riguarda Milan Spal, io vedo possibilità di vittoria, dobbiamo vincere assolutamente, che è facile una vittoria sulla carta per noi. Speriamo in bene. Per quanto riguarda la formazione, andremo a cercarle. Vediamo cosa avrà schierato, provare a schierare Pioli. Io penso che conferma il 4-4-2 come l'ultima giornata. Dovrebbe esserci sempre Ibra per fargli avere più un minutaggio, Piontek quindi dovrebbe essere penso in panchina e come pure Suso, perché Suso mi ha chiesto pure la cessione, quindi stiamo cercando di mandare via Suso. Vediamo come formazioni, cosa. Ok, riuscì a trovare. Siccome ho detto, Mina conferma il 4-4-2. Comunque le informazioni le sto guardando dal sito pianetaminan.it. Quindi c'è Antonio Donnarumma, come avevo anticipato, Conti esordisce, scusate, esordisce Kier, Romagnoli. E poi c'è Theo Hernandez, titolare, Castillejo confermato come quando è stato inserito nella formazione contro il Cagliari, questa volta viene confermato perché ha fatto una per me è una bella prestazione Castillejo contro il Cagliari. Questa volta giocherà Krunic e non Kessié. Poi c'è Benacer al posto di Calhanoglu, che è Buonaventura e al posto di Leao che è Rebic,
insieme a Ibrahimovic. In panchina avremo Begovic, Calabria, Gabbia, Musacchio, Borsellini, Kessié, Calhanoglu, Suso e Rafa Leão, Piontek. Sulle spalle è una formazione un po' difensiva, un po' offensiva. Non so come la vuole affrontare questa partita l'allenatore dello Spal semplice. Intanto la formazione è Berisha, Čorak, Vigari, Felipe, Trefeca, Muglia, Valodi, Missiroli, Igor, Di Francesco e Petagna. Una formazione un po', diciamo, se si può definire equilibrata. Comunque, il video finisce qua, ci sentiamo, non so se farò un po' spartita della Coppa Italia, visto che ci sarà pure poi da fare pure partita, pre-partita, la grande partita di Milan Udinese, quindi vediamo cosa farò. Magari se riesco a fare il post partita farò per Instagram TV. Vediamo. Il video finisce qua, ci sentiamo nel prossimo video, bene o male, forza Milan.